Davanti a noi c'è il monumento conosciuto con il nome di Trofei di Mario. In realtà si tratta di una fontana monumentale fatta erigere dall'imperatore Alessandro Severo. La forma della fontana è trapezoidale, noi ci troviamo nella parte anteriore. La forma è probabilmente determinata dall'incrocio di due strade, la via Tiburtina e la via Labicana, che partendo dalla porta Esquilina si diramavano proprio in questa zona. Sul davanti sono visibili le aperture dalle quali partivano le cascatelle che scendevano lungo la parete e poi confluivano in queste nove aperture che riempivano la fontana sottostante. Dobbiamo tenere presente che oggi noi vediamo un monumento in mattoni e cementizio. In realtà dobbiamo immaginarlo coperto di marmo e travertino. La fontana monumentale, che aveva anche funzione di castello di distribuzione delle acque, veniva approvvigionata da uno dei cinque acquedotti che passavano per Porta Maggiore. I cinque acquedotti che passavano per Porta Maggiore erano l'Acqua Marcia, l'Acqua Tepula, l'Acqua Iulia, l'Acqua Claudia e l'Anio Novus. Quello che volevo far notare, nella parte alta del monumento, ci troviamo nella parte posteriore, si vede l'archetto tramite il quale l'acqua arrivava al monumento per poi scendere nella parte anteriore. Su questa parete vediamo una serie di nicchie dove erano ospitate le statue. La presenza di statue determinò anche il nome dato al monumento in epoca medievale, Trofei di Mario. Davanti a noi i resti della Porta Magica. La Porta Magica era uno degli accessi alla Villa Palombara che venne costruita nella zona a metà del 600. Poiché il proprietario era un amante dell'esoterismo e dei segreti, fece costruire queste porte così particolari.